Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove siamo in un nuovo episodio di Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, il DLC appena uscito, ovviamente esclusiva PS4, questo gioco. Allora andiamo avanti. Nello scorso episodio avevamo scoperto cosa sono le torri di controllo, non perdetevelo se magari per caso l'avete saltato. E dobbiamo andare a trovare Aurea nella via dello sciamano. Ovviamente sarà un bel casino, perché ci è stato detto da più persone che questa strada non è per niente facile da superare, solo in pochi ce la fanno. E al termine ci sarà questo blu bagliore da prendere. Intanto eccoli i simboli, mi sa che qui inizia. Guardate qua, una macchina. E quindi c'è anche un punto dati. Ritorno a Singapore. Ok, magari più avanti ci vedremo tutti questi punti dati che troviamo in giro. Magari da qualche altra parte. Qui in giro ce ne sono altri per caso? Sembrerebbe di no per il momento. Poi me li cercherò io con calma tutti questi oggetti in più. Perché se guardate, qui, oltre agli oggetti dei Frozen Wilds, che ci sono i pigmenti e le statuette di animali, vedremo poi come saranno, ci sono anche, guardate qua, tutte le nuove macchine. Macchine demoniache e torri di controllo. Progressi dei Frozen Wilds addirittura. Attività sconosciuto. Ah, ci sono anche altre cose da scoprire. Ok, interessante la cosa. Molto interessante. Per il momento io non vedo macchine in giro, solo animali. Meno male, perché sennò potrebbe essere un casino. Quelle montagne sono la cresta argentea. La via dello sciamano comincia da qualche parte al sud. Aspetta un po'. Ah, c'è un mercante. Vediamo se ci vende qualcosa. Arco del campione. Però ci serve il blu bagliore. Questo lo troveremo alla fine di questa via. Guardate qua, che spettacolo queste armi. Non vedo l'ora di ottenere. Guardate qua, poi abbiamo, non ci posso credere, abbiamo membro del Werak Banuk, blasone Karja maestro, cacciatrice dei ghiacci Banuk maestra e cacciatrice silenziosa Nora maestra. E peccato che l'unico che possiamo prendere è questo, e non ho intenzione di prenderlo al momento, visto che abbiamo diciamo l'abito testitrice di scudi, che è ancora meglio. Guardate qua, le casse che si comprano con il blu bagliore. Oppure questa? No, questa no. Attenzione. Però non possiamo prendere, non possiamo prendere neanche queste. Ah, c'è la mappa per il blu bagliore. No, assurdo. Cioè, non assurdo, spettacolare. Veramente tanta roba questo DLC. Fatto veramente benissimo. Anche la mappa, spettacolo. Vedete che io voglio... Ah, no, non con la bomba. Ma così. Voglio prendere... No! Non ci credo, non l'ho ucciso. Ok, adesso sì. Voglio vedere se ottengo un oggetto utile magari da scambiare con i mercanti. Tipo la pelle di animale. Eh sì, qualcosa di raro l'abbiamo trovato. Osso di capra. Se non sbaglio questo andava scambiato con il mercante per qualcosa. Ottimo, ottimo. Veramente ottima questa cosa. Sto scoprendo sempre cose, sempre più cose nuove rispetto a prima, che sono state aggiunte ovviamente con questo DLC. Qui ci sarà qualcosa di nascosto magari anche per caso. Questa zona così messa così a caso non, mi sembra strano che non ci sia niente. Infatti non c'è niente, perfetto. Andiamo avanti. Almeno sembra non esserci nulla. Poi magari qualcosa di nascosto qui in giro c'è. Noi proseguiamo perché dobbiamo trovare la via dello sciamano per poi andare a cercare Aurea, che è ancora più avanti. Qua esattamente c'è qualcosa? No. Perfetto, quindi dobbiamo... Ah, dobbiamo salire qua. Ora mi sa che inizia l'arrampicata faticosa. No, forse no. Forse era solo questo pezzo. Anche se comunque adesso iniziamo a salire sulle montagne della cresta argentea. Siamo vicini ormai alla via dello sciamano. Oh mamma mia, guardate qua che spettacolo. Intanto un falò, bene. C'è anche un cinghiale, ci fa compagnia. Perfetto, il falò per il momento lo ignoriamo perché non ci serve. Sono molto in alto. La via dello sciamano deve essere qui da prima. Tanto io lo uccido perché sono sempre risorse quelle che troviamo. Ok, l'indicatore rituale. Cosa sarebbe l'indicatore rituale? Vediamo se nella mappa ci indica. Ah, ok, è questo qui, dobbiamo attivarlo. E lo facciamo subito allora. Come si fa esattamente però? Dobbiamo... Ah, dobbiamo... Ok, sì, fare così, triangolo.
sembra che ogni indicatore punti a un altro, segnando il percorso. Ah, ma però, interessante questa cosa. Attiviamolo allora. Dovrò addentrarmi nella caverna di ghiaccio fredda e sinistra. Mi sembra più che giusto. Allora, qui non è di qua, qui. Ma c'è qualcosa. Esatto, non è di qua la strada, ma ovviamente dobbiamo raccogliere le più risorse possibili. Allora, qui ci indicava il prossimo punto. No, forse non trovo più indicatori. A guidarmi con l'aiuto del suono. Se ce ne sono altri, il mio focus li troverà. Qui non c'è niente. E devo vedere assolutamente se trovo oggetti in giro, perché in questo posto è facile anche nasconderli. Tipo qui. Questa non è una zona, se non sbaglio. No, qui non dovremmo andare avanti per la storia, però qualcosa avranno aggiunto? O forse no? Sì, mi sa che questo è un posto abbastanza segreto. Forse mi sto sbagliando, maledizione. Non c'ho più l'indicatore. Mi sa che... Aspetta un po', torna indietro, perché qua mi sa che dobbiamo andare avanti per la storia. Avevo visto un bivio. Volevo andare nella parte nascosta, però... Eh no, ma questa... Anche qui si va avanti. Maledizione. Ok, intanto qui c'è roba. Andiamo subito a raccogliere tutto. Fa niente se è direzione sbagliata, ma quello che c'è va raccolto. Nient'altro? Sembra di no, quindi andiamo avanti. Qui c'è ancora... Si torna indietro, dopo aver preso questo. Esatto, vedi che capisci Aloy, perfetto. qui non c'è nient'altro, quindi direi che possiamo andare dove stavamo andando prima. Credevo fosse invece una via segreta, invece questa era la via che dovevamo percorrere per avanzare. No, invece io sto tornando indietro, maledizione. Perfetto. Di qua dobbiamo andare, in teoria, almeno credo, sì. Sì, sì, perfetto. Questa è la strada giusta. Aspetta un po', di sopra? No, non c'è niente. Qua non si va. E devo controllare, perché è anche facile qui nascondere in una grotta del genere delle vie segrete. Tipo, scendiamo di qua. Non vedo niente però io di particolare. Bene. No, dove l'ha visto l'indicatore? Ah, questo, perfetto. Bene, di là. Dov'è che stai indicando? Ok, di là, perfetto. E allora andiamo di qua, ma prima da questa parte. Non di qua. Lo so, non di qua, però... No, non c'è niente. Questa volta non ho nascosto niente qua dentro. Aspetta un po', lì trovavo qualcosa, il focus... Una cassa, invece di qua. Giusto, il focus può rilevare i sonagli e aiutarmi a trovare la strada. Scaccia pensieri? Wow, cosa sarebbe? Aspetta, prima vediamo se indicava di qua il coso, l'indicatore, sì, perfetto. Allora si avanza di qua. Invece di qua, ovviamente, questa dovrebbe essere una strada con dei segreti, forse. Sapete che ho il dubbio? Non di qua. Ma allora dove? Ok, perfetto, non di qua, era quello che volevo sentirmi dire. Perché, oh mamma mia, inseguitore demoniaco. Quindi da queste parti ci dovrebbe essere in giro una torre di controllo. Però maledizione, un inseguitore è tanta roba, è dura qui. Comincia a diventare dura la situazione. Io spero di stare andando dalla parte giusta. Non mi ricordo, mi sto perdendo, maledizione, mi sto perdendo. Dovremmo andare di qua in teoria, se non mi sono perso veramente. Tipo di qua, magari hanno nascosto qualcos'altro. No, qua c'ero già venuto, maledizione. O almeno credo. Ah, infatti, come vedete, sono tornato indietro. Ci si perde in poco tempo, perché se stai a vedere i segreti, ti perdi. Se stai a cercare magari le strade nascoste, poi non ti ricordi da dove sei arrivato. E si finisce per perdersi male. Allora, qui non c'è niente. Mi sono girato intorno. Aspetta, indietro. Come indietro? Vuol dire che anche questa non era la strada giusta? No, è impossibile. Ci sarà da qualche parte il punto in cui arrampicarsi? No, mi sa di no. Si può andare di qua. Allora, di dove si passa? Forse qua?
No, non c'è niente di cui, su cui arrampicarsi. O forse sì. Non, sapete che a volte non riesco a capire se sono a piglio o no questi. E allora andiamo di qua, a sto punto. Anche se questa mi sa che è la strada che... Eh sì, infatti qua ci sono venuto prima, maledizione. Non c'è nient'altro. Dove passiamo esattamente? Perché qua è un casino. E dietro no. Perché dietro qui ci siamo arrivati. Infatti c'è l'indicatore che mi dice di andare di qua. Quindi per forza, in tutti i modi, da questa parte. Mi sa che mi sono perso qualcosa. Se no, dove si passa? Scusate. Di qui non c'è niente. Per forza di qua. Magari devo rompere? No. Io non vedo assolutamente niente qua. Non riesco a capire di dove devo passare. Provo magari a fare così? No. Bomba esplosiva, magari si rompe? Forse? No, assolutamente no. Mi ha sbagliato strada. Forse dove c'erano... Dove vedevo prima l'inseguitore. Oh, ok. Su. Su? Su dove? Esattamente. Sì, qua ci deve essere per forza qualche appiglio su cui arrampicarsi, perché... Non riguardare il soffitto se magari c'è un'entrata, però non ne vedo. Ecco lì. Lì c'è diciamo uno spazio, un buco dove si può uscire. Infatti, forse di qua riusciamo? No. Non ci sono appigli qua. Come vedete, lì sopra in teoria si riesce a passare. Il problema è come? Ma se riesco ad arrampicarmi così? No. Cerco un attimo dove si passa. Attenzione, perché forse abbiamo trovato il posto. Guardate qua cosa mi ero perso io prima. Ci sono questi appigli qua sopra. Me li ero completamente fatti sfuggire. Quindi forse abbiamo trovato la strada. Vediamo un po' se riusciamo a trovare anche dove si prosegue, perché io sto cercando le vie segrete, ma... Inseguitori. Meglio fare attenzione. Ah ok, siamo andati dagli inseguitori. Questo potrebbe essere un problema, anzi sarà un problema. Ma prima volevo vedere queste altre due vie, perché qualcosa di nascosto ci sarà di sicuro. Tipo qui dove siamo. Ah, lì c'era quel segreto. Ok, perfetto, quella strada lì. Di qua di qui invece un altro indicatore. Però c'è anche lì sotto una macchina. Bene, si va di qua. Aspetta un po'. Ah, quindi io non dovevo passare dove c'erano gli inseguitori? Mi stai dicendo questo? Se io passo di qui esattamente, cosa succede? Dove vado? C'era mica per caso la macchina lì, vero? Inseguitore demoniaco. Sapete che non ci sto capendo niente, mi sto perdendo in questa grotta. Questa caverna gigante. È un casino tutto ciò. Qui siamo arrivati. Poi... No, ok, per forza di là. Si passa per forza di qua. Assolutamente. Anche se quell'inseguitore ci vedrà, maledizione. Aspetta che magari se l'attacchiamo... No, però lui può sparare. Andiamo di qui, magari. E riusciamo a distruggerlo. Se riusciamo dall'alto in questa posizione più tattica, sicuramente è meglio. Sempre se non riesce a raggiungerci, questo potrebbe essere un problema. Forza. Maledizione. No. No. Sta arrivando da noi. Maledizione. Arrivato. No. Può arrivare fin qua. Aiuto. Più bombe possibili. Assolutamente. Siamo nei guai. Perfetto. L'abbiamo ucciso. Mamma mia. L'infarto che non mi è venuto quando ci stava raggiungendo. Sapete che eravamo fregati se ci raggiungeva su quell'altra piattaforma. Intanto ce n'è un altro, o sbaglio? No, non sbaglio. Intanto lì c'è lo scacciapensieri. Vedremo bene cos'è. Intanto ho anche usato le bombe sbagliate. Sono dettagli. Intanto facciamo qualche ricarica prima di fare un altro combattimento.
Ah, no, un altro inseguitore. Maledizione, eccolo qua, dove era l'altro? Via, cerchiamo di arrivare dove eravamo prima, che magari lui non riesce. No, ok, perfetto. Magari andiamo anche qui, possibilmente. Magari da lontano riusciamo a fare di meglio. Dov'è? Eccolo là. Forza. Bene, no, non l'ho preso. Davvero? Maledizione, dov'è finito? Aspetta, quello, ok. Ma l'avevo visto lì, scusate. Allora a sto punto posso anche ritornare qua per il momento. Ah, dov'è? Fermi qua, eccolo. È lì sotto. Forza, no. Bene, componente rimossa. No, sta arrivando di qua. Sta arrivando di qua. Maledizione. Ok, dov'è? Mamma mia, incredibile. Che razza di combattimento stiamo facendo. Eccolo lì. Maledizione, non riesco a prenderlo. Dov'è? Per il momento provo ad andare così. Dov'è? Maledizione, non lo vedo. Se poi me lo ritrovo qua davanti è un casino, sapete. Facciamo che metto una bomba lì, così almeno se passa. Cos'è sto rumore? Cos'è? Ah, eccolo. Maledizione. Lo sapevo io. Ah, adesso siamo nei guai. Siamo finiti adesso. Allora, organizziamo un attimo le idee. Eccolo là. Ah, no. Maledizione. Siamo fregati. Grandi, tanto componente rimossa. Quasi quasi. E no, usiamo le bombe. Dobbiamo usare le bombe magari esplosive. Non saprei cos'è meglio. Ah, che botta. Maledetto. Ho usato le bombe adesive invece di esplosive. Bene. Bene lo stesso comunque. Grandi. Dai, no. Mancato. Ancora. Perfetto. Uccisa anche questo. Uccisa anche questa. Mamma mia che fatica. Ok, mica semplice qui la situazione. Intanto io mi sono perso la strada. Però visto che loro arrivavano di qui, immagino che ci sia una strada. Infatti guardate qua, un indicatore rituale. E ovviamente andando di qua si saliva dove eravamo noi, la strada che facevano gli inseguitori. Perfetto, quindi di qua non si passa? No, sembra di no. Quindi direi per forza di qua. Guardate qua, si muove ancora. Si muovono ancora i pezzi di questo inseguitore. Perfetto. Bug che capitano. No, 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 non avviciniamoci a quella. Anche se è morto. Maledizione, se no magari, non so, ne spunta un altro. Non so cosa può succedere. Ok, quindi si sale di qua. Mentre, ah, siamo usciti dalla grotta. Ciao, ciao, caverna. Cos'altro mi offre questa via? Io sono andato direttamente qua perché ho visto la cassa. Però ovviamente c'è anche questo ponte che non serve a niente. Serve solo a vedere il panorama, immagino. E non è niente male, dire la verità. Anche perché l'unica strada è questa. Quindi direi che possiamo andare avanti. Attiviamo tutti gli indicatori, che ne so, magari succede qualcosa. Magari otteniamo qualcosa. Io quelli che trovo li attivo tutti. Anche perché sono solo un aiuto, ci indicano la strada. Anche se, vabbè, non è che ci vogliano gli indicatori per raggiungere la, per sapere la strada. Intanto guardate qua queste piantine medicinali. Cosa è successo? No! Come funziona questo qui? Sembra che dovrò far salire il livello dell'acqua per passare. Ok, allora passiamo. No, ma che spettacolo! Ah! Lo sapevo che finiva male. Ok, allora siamo nei guai. Forse no, invece. Mamma mia, ok. Sono riuscito. Ero riuscito a cadere. Meno male che non sono volato giù. Intanto c'è un altro indicatore. Andiamo subito ad attivare.
e ci dice di andare là. Ah, la curva? Beh sì, con la corda, giustamente. Vorrei un falò perché mi sta allungando troppo il video e non vorrei... Ah, c'è una, c'è un ponte da attivare. Interagisce. Si scende e poi si sale. Sì, direi di sì. Ma quel ponte come, come lo attiviamo? Mi sa che lo scopriremo presto. Intanto scendiamo di qui. Spero non ci siano macchine. Sembrerebbe di no per il momento. Ah, aspetta un po'. Ah, ancora lo scacciapensieri. Lo troveremo prima o poi, no? Non lo so. Questa cos'è? Ah, saccamelica piena. Vabbè, meglio, va bene. E da qui si sale. Ah, perfetto. Però prima di salire andiamo a raccogliere tutto quello che c'è. Aspetta un po', questo cos'è? Ispeziona. Pigmento! Attenzione, vediamo un po' cosa... Di cosa si tratta? Un residuo di colore chiaro, formato sul metallo del mondo antico e usato come pigmento dai pittori e rupestri Banuk. Scambia i 7 a ultimo canto per ricompense preziose. Wow, interessante. Mi do l'ora di vedere cosa ci potranno scambiare i mercanti. Magari dentro la cascata non c'è niente, non c'è una via nascosta, no? Quanto pare no. Magari qui dietro, qui dietro per forza, Invece no, perfetto. Magari qualche segreto in più, secondo me l'avrebbero potuto metterlo. Però, vabbè, ci accontentiamo. Saliamo allora di qua. Che spettacolo, però. Veramente, ha fatto veramente benissimo questo nuovo paesaggio, questa nuova zona. Guardate che spettacolo qua, la cascata gigante. Anche di qua si vede tanta roba. Devo tirare la corda per metterlo in posizione. Sì, questo lo sappiamo, anche se questo è il... Beh, il ponte si sta riempiendo. Ponte di prima. Quindi noi dovremmo risalire, ma da che parte? Ah, ok, no, dobbiamo rifare il giro, semplicemente, perfetto. Quindi lasciamoci cadere. Perfetto. E dobbiamo risalire di là per poi... diciamo poter passare sul ponte. Perfetto. Incredibile, ha messo anche degli enigmi interessanti. Da che si passa. Perfetto. E ce l'abbiamo fatta superare anche questo. Ecco, adesso abbiamo trovato anche un altro indicatore. Rituale. Bene. Bene. Verso altre cascate. Però c'è anche una cassa qui. Che andiamo subito a svuotare. Ora passiamo da qui. Ci sarebbe anche quella corda, di la verità. Però mi sa che si arriva da là fin qua. Quindi non credo che ci interessa. Cioè non possiamo assolutamente fare niente in questo momento con quella corda. Passiamo di qua. Mi interessava vedere qua dietro. No, non sembra esserci niente. Adesso andiamo avanti. C'è un altro ponte. Invece qua niente, facciamo il giro semplicemente. Ho rischiato. Ok, aspettiamo allora che torna giù quel ponte lì e possiamo passare. Che spettacolo, però, veramente. Sta facendo tantissimo questo nuovo DLC. Ok, no, no. Maledizione, sto rischiando tantissimo. Ok, è già la seconda volta, è già la seconda volta che questi ponti mi fanno degli scherzi. Un falò magari qui in giro, in zona, no, eh? Cos'è questa zona qua? Intanto... Ah, il falò lo troviamo poco più avanti. Cioè, poco, un po' più avanti. Quindi mi sa che questo video lo dividerò in due parti. Quindi intanto passiamo per di qua, l'unica strada. Il freddo brucia quasi quanto il sole. Mamma mia, l'immagino, veramente. Questa zona deve far veramente freddo. A parte che sta nevicando come... boh, non so cosa. Nevicate mai viste in questa terra qua. E dove siamo finiti? Io sto tornando indietro, sì, però sono dettagli. Si scivola nella neve, guardate. Che spettacolo, ok. Torniamo indietro adesso. Veramente fatto strabene. Guardate qua la neve. Si sprofonda addirittura. Mamma mia, spettacolo incredibile.
Anche se io non so adesso dove dobbiamo andare. Di qui siamo scesi, no? Quindi immagino che dobbiamo arrampicarci di qua. C'è qualche appiglio? Sembra di no. Dove devo passare io? Ah, di qua immagino. Sì. No, non è vero. Perché mi devo perdere ogni momento, maledizione. Allora, devo trovare gli appigli su cui salire. Potrebbe essere un problema. Ma guardate qua come andava fatto. Io che vado a cercare strane vie di sotto. Anche se forse neanche così funzionerà molto bene. No! E quello lì di sotto che cos'è? Forse è il caso di salire, maledizione. C'è qualcosa di nuovo qua fuori. Sì. Credo che sia amichevole. È già il secondo tipo di macchine nuovo che becchiamo. Magari c'è ancora lì di sotto? No, non lo vedo. Però, mamma mia, incredibile tutto ciò. Spero che non ne beccheremo tra qui e il falò, perché sennò veramente è un casino. Diventa veramente un casino. Chissà se lì di sotto troviamo qualcosa, magari andandoci. Sembra di no, anche se magari tornerò a esplorare in un altro momento qui. Attenzione. A parte che abbiamo trovato il falò, bene. Però sento... Non mi piace questo rumore. Neanche a me. Maledizione. Cosa è successo? Chi è che mi ha fatto danno? A parte che qua... No. Cos'è? Sbaglio, c'è un'altra torre di controllo qua in giro. A parte che io voglio andare al falò. Quindi andiamo. No. Cosa... Il mio scudo è scomparso di nuovo. Grandioso. Ok, allora direi che per questo video ci possiamo anche fermare qui. Davanti a quella torre di controllo. Continuerà a farci danni. Maledizione, questo sarà un grosso problema. Ci fermiamo davanti a questo fuoco, anche perché forse è anche il caso, visto il freddo che fa in questa zona. Direi che allora per questo video ci possiamo anche fermare qua. Nel prossimo ovviamente andremo avanti, vedremo cosa succede qui avanti, perché veramente sta facendo sempre più interessante questo DLC, questa nuova storia. Ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao a tutti!